tanto tempo fa, che ti parlavo di una storia magica. Siamo in compagnia di Simone Tommasini, grande cantatore italiano comasco. E che prima di tutto ringrazio di essere qui con noi. Grazie a voi. E siamo nel mezzo del tuo tour 2012. Come sta andando? Come è andata la prima tappa via tematiche? Che ha avuto un grande successo? Ma è andato tutto molto bene, nel senso che di solito non si è mai profeti in patria, no? Quindi il fatto di aver avuto così tanta affluenza, così tanto pubblico il giorno, appunto il 30 giugno, quando ho fatto il concerto a Vertemate con Minopreo, è stato per me un gratificante, perché vedere il mio paese che è di 4.000 anime, averlo superato di 5.000, insomma, mi sembra. Poi tra l'altro la piazza straboccava, ma più che altro perché avevo unito la cosa di mio padre con, perché io 4 anni fa ho perso mio padre e purtroppo tuttora ne sento sempre la mancanza, ed è una cosa che non auguro a nessuno. Perdere un genitore è una cosa terribile, e quindi ogni tanto è anche bello che io faccia un concerto regalato al mio paese. Era semplicemente una cosa che volevo regalare al mio paese. In realtà poi è diventata una cosa molto più grande, perché anche noi abbiamo raccolto dei soldi da dare a Fabrico, che è questa località in provincia di Reggio Emilia che è stata devastata dal terremoto. E noi aiutiamo i bambini non a giocare ma a fare in modo che possano andare a scuola, perché la scuola è completamente distrutta. Quindi abbiamo raccolto oltre i 10.000 euro. Non sono tantissimi, però almeno credo che i banchi, le lavagne, insomma, certo, qualcosa già inizi a comprare. E quindi sono contento, orgoglioso, felice di questa cosa, e anche del fatto che poi è passato a trovarmi, dopo essere passato da Mariano, è passato a trovarmi Paolo Meneguzzi, ha cantato, si è divertito, insomma. È stato un ottimo concerto, davvero, pensavo di farlo per pochi intimi, in realtà poi si è allargato così, così tanto, e mi ha fatto molto piacere. Adesso siamo a pochi giorni dalla tua tappa a Como, in Piazza Cavour. Cosa ti aspetti da questa tappa, come Vertemate? Ma in realtà, guarda, la differenza tra Como e Vertemate è che a Vertemate la gente ci deve per forza andare, no? Perché comunque la piazza è spostata in centro, in tutti i sensi unici, poi con le macchine non si poteva arrivare, insomma è un bel caos arrivare lì. Piazza Cavour d'estate, gelato, bene o male, non dico che è sempre piena, però insomma è molto popolata, no, d'estate. Quindi l'affluenza me ne aspetto tanta. Poi è una serie di eventi, perché quest'anno mi sono unito alla CISL per questa cosa del lavoro, perché appunto soprattutto per i giovani lavoratori, io sono molto vicino ai ragazzi, insegno canto, cerco di spiegare un po' anche le mie esperienze, quello infatti dove ci troviamo è anche una scuola di musica dove insegno canto, e appunto con la CISL abbiamo studiato questo obiettivo lavoro per quel giorno, per raccogliere firme, per raccogliere posti, insomma cercare di capire dove poter far anche imparare un mestiere a dei ragazzi che magari li trovi sempre in giro e non hanno un futuro, no? In realtà magari impegnandoli a fare qualcosa sì, riescono anche poi a imparare anche un mestiere. E quindi ci sarà tutto un pomeriggio intero dove suoneranno band locali di Como, e poi la sera mi esibirò io, e mi hanno appena comunicato che verrà a trovarmi anche Laura Bono, che è un'amica che ha vinto il Festival di Sanremo, un'amica di Varese. Quindi insomma, dopo Paolo Meneguzzi, sì, certo, tra un po' ogni data avrò un ospite. È bella questa cosa, è anche simpatica, no? E quindi mi aspetto sì tanta affluenza, più che altro per il motivo della giornata, perché insomma il lavoro è una cosa che in questo periodo è importante. Bravo, esatto, quindi in questo periodo è molto di attualità. Tu sei di Vertemate, sei quindi comasco, e qual è il tuo rapporto con il pubblico di casa? Ah, bello, nel senso che ecco, io una cosa che ho sempre avuto paura dopo il Festival di Sanremo era il fatto di e adesso come mi guarderanno i miei amici, cioè quelli storici soprattutto, no? I miei paesani.
Io ho sempre cercato di rimanere il ragazzo che sono, nel senso che se c'era qualcosa che non andava lo dicevo, se c'era qualcosa che andava lo dicevo. Cioè, non ho mai mandato qualcuno al mio posto e forse questa cosa ha fatto sì che ai miei concittadini chiamati con Minoprio questa cosa. C'è sempre stato un bel rapporto davvero di amicizia. Quando mi incontrano per la strada, cioè, mi salutano come se fossi un amico loro, quindi questa è la cosa bella. Non è cambiato niente, ecco, rispetto a quando ero un emerito sconosciuto per i di più. Però per loro già suonavo, già comunque ero in giro, quindi è stato solo un salto di qualità. Parlando invece dei tuoi pezzi, uno degli ultimi singoli che è passato in radio è Barcollo ma non mollo. Sì. Il titolo ha un riferimento particolare che ti ha ispirato oppure no? Guarda, il disco Simone Tomassini in generale, l'ultimo che porta il mio nome e il mio cognome, scelto appunto, la maggior parte della gente mi conosce come Simone e basta. Ho deciso di aggiungere il cognome appunto al mio nome, un po' perché sembravo veramente Simone Chi, nel senso, no? E poi perché erano scelte discografiche non mie, ma di chi mi gestiva. E poi appunto per onorare mio padre mi sembrava corretto e giusto e doveroso, poi anche perché sono un cantautore, quindi cioè, Lucio Battisti, Gregori, insomma, hanno tutti un Tomassini, Identificati. almeno ci sono anch'io. E quindi questa cosa si espone i dovuti, però giustamente, però la cosa io ho sempre cercato di, quando scrivo e quando compongo, di dare un messaggio positivo sempre, anche nelle disgrazie, perché per esempio anche Il Momento, che è una canzone che ho scritto prettamente per mio padre, che parla appunto di una cosa comunque triste, ho dato momenti di speranza e soprattutto di felicità a chi l'ascolta. Quindi anche Barcollo ma non mollo, perché vedevo il periodo, l'ho scritta 3 anni fa in realtà, però è di un'attualità incredibile, ancora più, barcogliamo ancora di più rispetto a 3 anni fa, quindi poi dice, sai, ho trovato la mia vita in un sacchetto della spesa, cioè ci sono dei riferimenti chiari anche a come oggi gestiamo un po' la nostra vita, anche noi comunque noi un po' più giovani, diciamo, rispetto a proprio o ai giovanissimi o a quelli già un po' più grandi di noi. È molto dura oggi avere 30 anni, avere 40 anni, averne anche 20, cioè è un momento storicamente difficile, perché rispetto, non so, mi viene in mente mia nonna che mi ha visto quando ero andato a New York, perché io sono stato parecchio a New York, ho fatto un viaggio lunghissimo lì e mia nonna, quando parlavo con mia nonna tramite Skype, mia nonna stava ferma, no? Cioè non capiva che ci si poteva muovere, ci si poteva vedere, mi fa, ah, ma si muove, sì, non è una fotografia, cioè, ed è passato dal cavallo, dalla guerra mondiale a Skype, cioè una cosa che se uno si mette lì un attimo a analizzarla è terribile, no? Una persona di 84 anni che ha visto il mondo cambiare così velocemente, invece i ragazzi di oggi è tutto molto semplice, tutto alla portata, è tutto veloce, è tutto così. E quindi oggi, ripeto, avere la nostra età in questo periodo storico non è facile, però secondo me ce la possiamo fare. Ecco. E quindi questo è il messaggio un po' di Barcollo ma non mollo. Tu all'inizio della tua carriera comunque hai sempre aperto i concerti di Vasco Sì, o e lui ha preso i miei, dipende sì come uno lo vede. e qual Bella questa, è esatto e il tuo rapporto con lui com'è? Insomma, lui è Ah, un con lui è sempre stato. grande Sì, tipo. certo, lui è così come uno lo vede, nel senso che è spontaneo, è sincero, è anche molto, molto tenero sotto certi punti di vista, no? È un rocker al cuore dolce, però, no? Ma lui mi ha insegnato innanzitutto l'umiltà, che è una cosa che molti altri artisti che escono da questi reality non hanno e che mi dispiace, nel senso che vedo che non è una cosa, così lo dicono giustamente, che hanno caldo, in effetti fa un caldo terribile, cioè, lì c'è un condizionatore se volete, sì, bella questa intervista, è così. No, dicevo che la cosa che mi ha insegnato lui è l'umiltà, perché non si è mai arrivati niente, non è che uno arriva e ok, sono andato a Sanremo, ho fatto il Festival Bar, ho venduto tanti dischi d'oro, ho fatto tante cose anch'io, però
non è che con questo vuol dire che allora io mi posso permettere di... Non è giusto, non è giusto, ma poi non è neanche nella mia filosofia di vita. E quindi questo mi ha soprattutto trasmesso, cioè il fatto di rimanere sempre se stessi, sempre, nel bene o nel male. E poi mi ha dato dei consigli, mi ha consigliato di scrivere delle canzoni che poi quando hai 60 anni le devi ricantare. Quindi mi ha detto cerca di scrivere delle belle cose oggi, perché poi quando hai 60 anni le devi ricantare. E quando hai 60 anni magari non hai più la mentalità di quando ne avevi 30. È difficile scrivere delle canzoni immortali, però io nel mio piccolo ci sto provando. Ecco, ne è stato tanto tempo fa, barcollo ma non mollo, che lo posso ricantare tranquillamente a 60 anni e non mi vergogno. Ecco, questo è un po' il concetto, no? Di non scrivere quelle canzoni one shot, cioè le usa e getta del momento, che poi dopo quando hai 60 anni però le devi ricantare. Perché sono più tue personali, raccontano sì, più della tua vita. Sì, esatto. E poi non hanno tempo. Ecco, le canzoni, questi sono un po' i consigli che mi ha dato. E mi sono sempre trovato bene con lui. Beh, tu hai scritto anche un libro, Confessioni sì. di un pazzo. Cosa ti puoi raccontare di questo tuo lavoro? Sì, Confessioni di un pazzo è tratto appunto, è un romanzo tratto da New York, perché io, come vi dicevo prima, ho vissuto per parecchio tempo lì. Quando appunto è morto mio nonno e mio padre, nel giro di un mese ho deciso proprio di staccare dalla televisione, dalla consuetudine, dalla routine del successo. Ho un po' spento il successo, quello finto, e ho acceso il successo, quello della mia famiglia, che era quella che aveva in quel momento più bisogno di me. Infatti molti mi dicono, ma non vai mai in TV? Ma io sto così bene, cioè, poi voglio dire, preferisco parlare con amici magari di emittenti locali come voi, perché poi sono più spontaneo, e sono anche più spontanee le cose che uno dice, perché invece lì no, quella cosa però non dirla, perché poi c'è magari quello lì che la deve tagliare. Insomma, ci sono una serie di cose che non mi piacciono. Poi ormai ho 38 anni, non c'ho più tempo, non ho più voglia, ormai sono quello che devo fare, so che sembra il tuo cugino più piccolo, lo so, però sono 74 io. Quindi ormai non ho più voglia, nel senso non sono il giovane che deve mettersi alla bici e pedalare. Cioè io ormai ho la mia band, ho i miei ritmi, ho il mio tour, ho le mie cose, ho la mia famiglia, ho i miei amici, cioè ho tutto molto sotto controllo. Quindi quando tornerà, se tornerà o non tornerà, è successo quello mega galattico, io sono pronto, nel senso sono sempre qua, ma non è che lo vado a cercare disperatamente, non dormo la notte. Io faccio la vita molto normale, e questo è un po' il segreto che forse i ragazzi di oggi non hanno ben afferrato. Poi sai, io sono andato a Sanremo a 28 anni, quindi non è che ci sono arrivato quando ne avevo 17, 18, come tutti sti ragazzini nuovi oggi, no? Quindi è facile perdere magari anche un po' la Trebisonda, no? È facilissimo quando hai 18 anni, lo perdi tra amici, figuriamoci se poi vai a Sanremo. Però il fatto di essere arrivato con tutta la gavetta alle spalle che avevo, con tutti i mega matrimoni dove avevo suonato, strimpellato e fatto 1000 concerti in giro, ovunque, mi ha portato ad avere questa consapevolezza mia, interna, e non avere la fretta. E questo Confessioni di un pazzo parla un po' di tutte queste cose, perché io mi sono allontanato appunto dalla routine, dal successo, e sono andato in America senza conoscere nessuno, e suonavo in mezzo alla strada e mi buttavano le monete. Infatti chiamavo mia mamma e dicevo, mamma, io non torno più qua, mi pagano davvero, non come in Italia, mi fanno finta. Qui mi buttano giù i soldi e cerchiamo di capire qua un attimo. E da lì un po' ho tratto spunto da questi senza tetto puliti, però, no? Come li chiamo io, perché i barboni puliti, nel senso che sono quei barboni che però fanno qualcosa, nel senso che, perché là è un'arte, no? Suonare per strada o muoversi o fare qualcosa per strada, è un'arte. Qui lo vedi, gli dai subito il barbone, lo eviti, insomma c'è un atteggiamento un po' strano con queste persone, no? Invece in America è tutto normale, infatti quando mi buttavano dentro i soldi, ma io suonavo per fare dei servizi fotografici, cioè quasi rincorrevo la gente a ridare i soldi, non è... E poi quando ho capito che in realtà loro lo pensavano, lo capivano proprio come un lavoro, lo percepivano come un lavoro, allora l'ho aperta meglio la fessura, apertamente. No, però, e da lì ho un po' tratto spunto da appunto da tutti questi. Infatti il protagonista si chiama Filo, che è anche un personaggio che ho conosciuto lì, vero, non vero, c'è tutta dietro una diatriba da tutti i miei ragazzi che mi seguono,
E da lì è nato un po' questo personaggio che, a cui succedono molte cose. Un italiano trapiantato a New York, quindi è questa la cosa bella. È 135 pagine, la prefazione l'ha fatta mio zio Fausto Leali, che non è mio zio realmente, però è come se lo fosse perché ormai fa parte della mia famiglia. Fausto è dai tempi di Music Farm, siamo sempre rimasti in contatto, siamo sempre rimasti. Tra l'altro l'anno scorso mi sono imposto io, gli ho fatto fare io il concerto in Piazza Cavour a Fausto Leali. Ed è stato un piccolo sogno, cioè, un sogno per me perché vedere un artista del peso di Fausto cantare in Piazza Cavour per me è stato un sogno, no? Dico, vado io, va bene, però insomma, vedere Fausto Leali che ha ancora la voce e la canna di una volta, dico, bene, no? Quindi Fausto ha fatto la prefazione, 135 pagine, molto veloce, quindi anche da leggere, da sfogliare, poi faremo l'audiolibro, faremo i fumetti. Invece qual è il consiglio che ti senti di dare ai giovani cantanti, ai Cercarsi un altro futuri artisti? mestiere, che siamo in tanti. No, scherzo, no, però. No, non è che scherzo, in realtà. Se veramente hai qualcosa da dire, dilla. Però dilla e impegnati. Non fare quello che ho la bella voce, allora canto meglio di quello lì. No, perché non è così che si arriva al successo, si arriva alle cose. Oggi bene o male cantano tutti bene, probabilmente ti faccio un provinetto, canti bene No, anche tu. No, è no. stonata come una campana, l'avete già sentita? Sì, Ma fidati. Faccio un po'. magari. No, però dico, i ragazzi di oggi, bene o male, cantano tutte, però abbinate anche uno strumento, che sia la chitarra, che sia il pianoforte, che sia qualsiasi altra cosa. Imparate anche cos'è la musica, cos'è leggere uno spartito, cos'è sentire la musica degli altri, cos'è scrivere anche perché. Oggi è facile, no? Tutti i nuovi artisti arrivano, ma ci siamo dietro noi che gli scriviamo i pezzi, gli autori. E invece se tu arrivassi già come autore non è che sarebbe proprio una cosa malvagia. Mancano le canzoni più che gli artisti oggi, perché è quello, no? Che un po' tutti si lamentano. Tra l'altro voi non avete un plettro, eh? C'è un plettro? Non posso suonare questo che è d'oro, che. No, perché. Quando volete. È stato tanto tempo fa che ti parlavo di una storia magica, ma se guardiamo la realtà è ben diversa da quel sogno erotico. È strano, ma adesso che ti vedo voi ragazzi, davvero, grazie. 14, vi aspetto. Ciao.